Salve a tutti, io sono DeLonGamer e benvenuti sull'episodio finale di Bioshock Funerale in Mare. Preparatevi per grandissimi colpi di scena, mentre Elizabeth scopre altri segreti su se stessa, su Rapture, sul primo gioco della serie e molto altro. E capiremo quanto Atlas barra Fontaine sia effettivamente un bastardo senza cuore. Buona visione! Tempo scaduto. Lei non è. E neanche una parassita. Nessuno. Una furta. Andrew Ryan non ha tempo, eri fuochi. Ah, tranquillo Andrew Ryan, a te non resta molto tempo. Ok, per fortuna posso restare invisibile. Il problema è che c'è un ricombinante Houdini. Aspetta, un dardo non basta? Ah, ne servono due, per secondo. Perfetto, sono riuscito a stunnarlo. Intanto sta arrivando il prossimo tizio. Signore, salve e addio. Ok, ho ancora un colpo purtroppo. Sta arrivando tanta gente. Pitta, vammi di gas, assolutamente. Perfetto. Ah! Il primo l'ho mancato clamorosamente. No, signore. Aspetta, non li ho presi entrambi. Incredibile, ma vero, sono riuscito a prenderli entrambi. Signore, signore. Ha la maschera antigas lui. Ok, quello è un bel problemone. Tuttavia io posso cucinare la gente a distanza. Addio, signore. Ah, brutto modo di andarsene. Oh oh, aspetta che c'è un altro laggiù. Un altro Houdini da nazione. Porco cane, sono tutti qua. Aspetta che intanto ne stendo uno. Perfetto. E l'Houdini, nella peggiore delle ipotesi. Oh signori, ci abbiamo un fucile sulle gengive, un po' di male gli farà. Poi io posso comunque diventare invisibile. No! Porco cane. Ah, ma hai fatto giusto un attimino male. Oh, Elizabeth, va tutto bene? Un po' ti sei un po' sbruciacchiata? Ma neanche troppo. Ok, c'è un altro tizio di sotto. Aspetta un secondo, che mi servono assolutamente un po' di Eve. Perfetto. Capitan Furbizia è arrivato. E come è arrivato? Se n'è anche andato. Ok, no. Aspetta. Mano. Signore, dove sta andando? Signore? Sono dietro di lei, scusi, Porti pazienza. È morto, ho detto. Mamma mia, oh. È che siete tutti antiproiettile. Ho battuto i suoi squali, Ryan. Ha vinto il migliore. Non è questa l'unica cosa che rispetta. Ora mi lasci andare. Signor Ryan, buongiorno. Wow. Sembra esserci l'inferno là fuori. Hai un piano? Non posso limitarmi a piazzare la particella sul soffitto. Lo perforerebbe. Però gli edifici di Rapture sono tenuti sott'acqua da un anello assicurato alla giunzione dei supporti d'appoggio. È tutto molto affascinante, ma se non te ne sei accorta, Ryan ha mandato i suoi scagnozzi ad ammazzarci. Se hai un asso nella manica, è ora di tirarlo fuori. La giunzione strutturale è nell'ufficio di Frank Fontaine. Se lo raggiungo, posso far emergere l'edificio. Guarda caso, adesso l'ufficio di quel bastardo è mio. Ti farò avere l'accesso all'ascensore privato. Ora muoviti. Da fuori sento un sacco di colpi d'arma da fuoco, quindi... Atlas si è preso il suo stesso ufficio. Gli piaceva un sacco in effetti, Allora aspetta che intanto avevamo lasciato qua la mod invernale. Aggiunge ai proiettili un'area d'effetto che può congelare più nemici. Ma vabbè, è un po' che non congelo la gente. Per adesso i plasmidi che abbiamo sono più che sufficienti. Allora dobbiamo andare là fuori ed evitare di farci scoprire, altrimenti siamo nella M più totale. Perfetto, per mia fortuna ho trovato un bel po' di munizioni in giro. Il problema è che là fuori si stanno facendo veramente la guerra, Ok, vediamo di aprire il portello. Cercando di stare invisibili. Buongiorno. C'è nessuno? Dove poi è peraltro l'ufficio di Fontaine? Che recupera tutto Elizabeth. Maronne, che casino. Se solo sapessi dove diavolo andare. Ok, freccina dice da questo lato. Quanta gente c'è? Gente arrabbiata letteralmente dovunque. Eccoli là sotto che stanno combattendo. Porco cane, la mia Eve sta scendendo anche troppo rapidamente. Ah, sono a metà del potere. Sono in direzione corretta? Andare da quella parte. Allora, aspetta un secondo che intanto vediamo di far riposare il potere, altrimenti lo esaurirò tutto. Ok, là stanno combattendo per conto proprio. Continua a correre Elizabeth. Vai. Piano. Boni. State buoni, non rompete i maroni. Ricarica. Salve signora, non rompe i maroni. Perfetto, ho ancora un paio di proiettili. Ottimo, qua si sono stecchiti quasi tutti. Oh no. Guarda cosa gli hai fatto. Non ho fatto niente io. Era così quando sono arrivato. Stai zitto, ho detto. Il tuo motto è stai zitto, porco cane. Aspetta, mi ha ricaricato anche parte del live. Oh. Non doveva rischiare. Pita. Olè. A posto anche lui. Come ha fatto peraltro Ryan a mandare gli uomini qua sotto? Ah, ha usato la battisfera? Come abbiamo fatto noi la prima volta. Dimmi che devo andare in quella direzione.
Sì. Wait. T'ho sentito? So che sei stato. Ma non ne vedrò mai nella vita. Non ne vedrò mai nella vita. Perfetto, perfetto, perfetto. Corri prima che ci scoprano. Ah, aspetta, l'ufficio di Fontaine è al lounge. È vero. Se vi ricordate lo scorso episodio, questo è il baretto dove c'erano tutti i suoi uomini. Ma porco cane. Quella iper porca. No, non va bene. Decisamente non va bene. Quando arrivano i rinforzi, li spaziamo via tutti. Buon piano. Veramente un buon piano, buon uomo. Perfetto, steso molto velocemente. Che io sono a corto di Eve. Aspetta, ci sono solo munizioni delle armi. Oh, mi ha dato dell'Eve, bravo tizio. Ok, c'è un signore qua dietro a cui possiamo fare velocemente un Kinder sorpresa anche a lui. Sto distribuendo ovetti Kinder come non ci fosse un domani. Credo che l'ufficio di Fontaine si trovi dall'altra parte. C'era effettivamente un ascensore. Ok, i signori sono stati così gentili, nonostante fossero morti, da darmi qualche dardo narcotizzante. Però non avevano dell'Eve con sé. Vediamo se riesco a individuarla dalla distanza. Non la vedo, però non c'è neanche troppa gente, quindi mi posso arrischiare. Cosa un diavolo attimo. È stato? L'acqua fa rumore, mi ero dimenticato, sono stato pirla. Devo essere veloce prima che mi vedano. Elizabeth, no, sto creando la serratura. Aspetta, ma mi possono sparare anche qua? Non credo, in teoria. Però non restiamo a verificare la teoria. Veloce, posso spararmi? Posso, veloce, apri quella boia di porta. Ok, la torretta l'avevo distrutta. Non mi ricordo. Aspetta un secondo. Non c'è più la torretta, dannazione. Ok, Elizabeth, corri. E tanti saluti. Dove poi devo andare? Au, ma hai fatto proprio una cifra male. Eccolo laggiù. Aspetta, curati, veloce. Fuori di qua. Ok. Non valeva la pena cercare di affrontarli tutti? Elizabeth, lo sai che Atlas sta per... Lo so. E sono pronta. Sei sicura? Mi sono inviata qui per una ragione. Non è così? Esattamente con chi sta parlando, signorina Comstock? Se non conoscessi bene le vicissitudini del genio, metterei in dubbio la sua sanità mentale. Quindi lui sa chi siamo? Di lei so poco, ma immagino che conoscendola meglio, alla fine la troverai eccezionale. Lei sa che Atlas la tradirà. Lei chi sarebbe? Il mio migliore amico? Lei è unica in questo mondo, o in altri. E il suo altruismo mal riposto la sta portando alla rovina. È come guardare Isaac Newton morire in un incendio nel vano tentativo di salvare il suo gatto. Incredibile ma vero, anche Andrew Ryan ha provato a reclutarci. Fontaine non ha la più pallida idea di chi si sta per ritrovare davanti, ma è abbastanza ovvio che ci stia per tradire. Tuttavia questa Elizabeth mi pare un pochettino arresa. Signor Fontaine, è in casa? Marone, che ufficio abbastanza inquietante. Ok, il luogo è quello giusto? Quella. Le colonne portanti convergono in questa stanza e si uniscono proprio là. Devo solo piazzare la particella sulla giunzione, attivarla e l'intera struttura emergerà. Mi sembra altamente improbabile che regga, voglio dire, ma chi sono io per giudicare? Il problema è che è pieno zeppo di mine. Se collidiamo con le suddette mine, ragazzi, non qua esplode tutto. Tanto vale darsi da fare. In effetti questa credo che sia la visione che abbiamo avuto un paio di episodi fa, in cui abbiamo visto l'intera torre che stava emergendo. Elizabeth era appesa... O la spacca. Forse a questo cavolo di monumento. Wow! È andato anche troppo bene. Oddio. Sì, era esattamente questa la scena. Funziona. Hai visto Atlas? Puoi evadere dalla prigione. Ora portami la bambina. Oddio. Disastro, ragazzi. Salve, signore. E lei chi è? Ne possiamo parlare da persone civili? Mamma non ti ha insegnato che non bisogna fidarsi degli sconosciuti? Dammi la bambina. Per te non conta niente. Su questo hai ragione. Lei non conta niente, ma tu, tesoro, tu sei tutto. No, mi hanno narcotizzato, ma non si fa... maleducati. Dannazione, Elizabeth, quale cavolo è il tuo piano a questo punto? Nessun pericolo. È sotto sedativi. Mi hanno drogato pesantemente, i bastardi. Allora si comincia. Tutto il Kashmir è saltato in aria. Se prima Ryan non si era accorto di noi, di sicuro ora ha ricevuto il messaggio. Cosa vuoi fartene di lei? Se qualcuno può trovare l'asso, quella è lei. Scopri cosa sa. Ma niente stronzate.
La morta non ci potrà servire a un bel niente. Inizierò quando finirà l'effetto del cloroformio. Non mi sembra difficile da convincere. Signor Fontaine, salve. La possiamo risolvere da persone civili? Quindi lui ha appena iniziato la propria rivoluzione con l'attacco al ristorante del 58. Dov'è l'asso cosa? Nella manica? Il cosa? Che cosa? Dov'è l'asso nella manica? Non lo so. Non so di cosa tu stia parlando. Ascolta, avevamo un accordo. Dov'è l'asso nella manica? Te l'ho detto, io non... Pental Sodico. Lo conosci? No. Siero della verità. Un farmaco imprevedibile. Ne usi poco? Niente. Non ho nulla da dirti. Troppo? Non so neppure che cosa sia un asso nella manica. Sto ancora sperimentando il dosaggio. Signore, quando ho finito di drogarmi, scusi, anche lei un po' di educazione la prossima volta. Almeno mi inviti a cena fuori prima di offrirmi le droghe, no? Maronne, ciao Elizabeth, come va? Tutto bene? Qui i bambini hanno valore, non l'infanzia. C'è un profitto e ci sono uomini che se lo spartiscono. Dopo il bombardamento del Kashmir avevamo tutti paura di Atlas e dei suoi tirapiedi. Ma solo uno sciocco può sottovalutare la gente nella rapture di Andrew Ryan. Gente con la testa a posto. I sicari di Atlas sono stati respinti da Point Prometheus e stanno fuggendo da Port Neptune. Siamo a bordo di un aereo! Via una guerra, Atlas. A portarla a termine è una cosa ben diversa. Ormai si dice che sia solo questione di tempo prima che tutta la griglia di Atlas sventoli bandiera bianca. Siamo stati noi. Oh mio Dio, ora sto ricollegando tutto. Quello è l'aereo con cui Jack del primo Bioshock è arrivato al faro per giungere poi a Rapture stessa. Oh mio Dio, quindi tecnicamente è tutto collegato. Questo vuol dire che se Elizabeth non fosse venuta in questo universo e non avesse aiutato Atlas a ritornare a Rapture, probabilmente Fontaine non avrebbe mai riconquistato la città e l'avremmo ancora trovata nelle mani di Andrew Ryan stesso. 2 settimane. Cosa? Sei stata KO 2 settimane, tesoro. Dannati medici. Molto meglio 1 milione di scimmie. L'accordo era di tirarti fuori di prigione. Cos'è? Ti aspettavi che vincessi la guerra per te? Fossi in te, cercherei di rimanere tutta intera. Ora, tesoro, visto che eri l'assistente di laboratorio di Su Chong, perché non mi racconti dov'è l'asso? Non so cosa sia l'asso. Come dicevo, non sono un dottore, ma trovo la medicina davvero molto affascinante. Infatti leggo tutte le riviste specializzate. Spero che qualcuno ti aiuti con quei bei paroloni. Sai in che parte del cervello risiede il libero arbitrio e l'ostinazione? Nel lobo prefrontale. Tu mi dai proprio l'impressione di essere ostinata, o sbaglio? Questo trucco me l'ha insegnato un certo Steinman. È un po' pazzo, ma è un ottimo chirurgo. Questa la chiama lobotomia transorbitale. Oh no, che passano attraverso l'occhio! Stai sprecando il tuo tempo. Ehi, se non stai ferma, non sono responsabile di quello. No, non farlo, dai! Ma sei pazzo? Ah! Ci siamo. Senti? Sto infilando il punteruolo nella tua orbita oculare. Ah, sta ferma. Ora ha raggiunto il cranio. Oh mio Dio, che schifo! Ci sono circa 6 mm d'osso fra il punteruolo e la tua corteccia prefrontale. Ed è qui che entra in gioco questo. No. Era soltanto un colpettino. Non credo che ne serviranno molti altri per raggiungere la tua carne. E chissà, forse dopo sarai un po' meno cocciuta. Allora dimmi, dov'è l'asso nella manica? Io non lo so. Tu lo sai che cos'altro c'è nel lobo? Creatività, individualità, personalità. In breve, ciò che ti rende quello che sei. Dai. Ci sono quasi ormai. È la tua ultima occasione. Sentiamo, dov'è l'asso nella manica? Oppure,
Cos'è? Mi fai un buco in testa e rubi i miei ricordi? Vuoi che dimentichi tutto questo? Vuoi che non mi importi più di nulla? Prego. Mi farai solo un favore. Ah! Portate il mostro! Ma sei pazzo! Vuoi proprio fare l'eroina? Non posso rovinare l'unica parte di te che valga qualcosa, ma ci sono molti modi per ottenere quello che si vuole. Oh no, non la bambina! Non la bambina! Cosa il termine lobotomia transorbitale? No, ti prego, lascia andare! È molto semplice. Devo solo inserire il punteruolo. Ma è una bambina, dai! Qualche colpo di martello. Io non so niente! Forse sarà il caso che te lo dimostri. Per favore! Ti prego, no! Io non so nulla! Non lo so! Per favore! Oddio! Che succede? Mamma mia, Atlas, non immaginavo fosse così tanto psicopatico. Capito, tutto bene. Non posso dirgli ciò che non so. Dove siamo? Hai visto tutte le porte. E ciò che c'è oltre, tutte le porte. La so nella manica. È qui. Sì. Ma io non mi ricordo di questo posto. Non sei mai stata qui. Allora come faccio? I ricordi che hai perso non erano solo del passato. Hai visto oltre tutte le porte. Anche quelle nel futuro. È lì che sto andando. Se vorrai. No. Non mi piace qui. Infatti è un brutto posto. Non mi lascerà mai andare, vero? Nemmeno se gli do l'asso. Allora perché sono qui? Se ero così intelligente, se avevo visto così tanto, perché mandarmi al macello? Berselli. No, un giorno la aprirà e le strapperà via l'Adam. Tanta fatica per nulla! Perché l'ho fatto? Perché? Devi decidere tu. Decidere cosa? Decidere di avere fede. Non so dirti che cosa avevi pensato, perché tu non lo ricordi. Ma hai scelto di venire qui. Là. Quella stanza. Lasso. Non so che cosa fare, Booker. Io. Booker. Booker! No! Ti prego! Per favore, non lasciarmi qui! Non so se avete notato, c'era un cadavere con la trivella di un Big Daddy piantata nella schiena. Quello è il cadavere di Su-Chong. Solo che in teoria Su-Chong non è ancora morto, quindi stiamo effettivamente vedendo il futuro. Booker! Povera Elizabeth, santo cielo. Oh no. Non mi dire che è uno dei Lutess? Sally? Oh, ma guarda che bella bambina che era. Prima che la tramutassero in una sorellina. No! La clinica di Su-Chong. È nella clinica di Su-Chong. Ah, molto divertente. Ryan ha tarato ogni torretta su di me il mio codice genetico. Saremo fatti a pezzi prima di riuscire ad avvicinarci. Esatto. È per questo che lo farò io per te. Ti sta bene? Tu dammi l'asso e io ti consegno la bambina. Mettetela il sacco e portatela alla batisfera. Uno degli uomini ti spiegherà come entrare. Wow! Sì, ma con calma, gente. Ti aspettiamo all'uscita. Ora datti una mossa. Dio odia i ritardatari. Ma voi in teoria non dovreste credere in Dio, giusto? Cane, questa storia decisamente non finirà bene. Signor Roland, buongiorno, come va? Tutto bene? Ho la vaga impressione che lei si diverta a spaccare i crani della gente. Io la butto là. Ok, a quanto pare lei non era l'unico a vendere giornali da queste parti. Buongiorno, non faccia caso a me, lei non si alzi, mi raccomando. Ok, vediamo un po' dove boia ci hanno portati. I Big Daddy? Oh no, dove cavolo siamo finiti? Allora, non ho con me le armi e non ho con me i plasmidi. Quindi non posso nemmeno combattere. Buonsalve, c'è nessuno? Oh, guardate un po', un prototipo di una vita chamber. Sono quelle che ti riportavano in vita in caso di morte nel primo Bioshock. Aspetta, aspetta, facciamo attenzione perché l'ultima volta che abbiamo incontrato un Big Daddy ci ha praticamente fatti fuo... Rio, ok, questo sembra svenuto male male. Maronne! La piccola Masha, vi ricordate? Abbiamo trovato lì i nastri di sua madre e era rimasta traumatizzata vedendo che la sua bambina era diventata una sorellina. Masha, la tua mammina e il tuo papà si sono sparati dopo che ti hanno visto, eh? Non è colpa tua, però. Oh mio Dio, dobbiamo aiutarlo, sposta il Big Daddy. Non credo sia molto sicuro. Bene,
Vediamo un po'. Potremmo... Fa paura. Il signor mostro è cattivo. Fa paura. Sta lontano da lui. Fa paura. Ehi, va tutto bene. Non ha... può fare male a nessuno. Fa paura. Puoi muoverti. Oh! Tutto bene? Va tutto bene, calmati, Ciccio. Riesci a muoverti? Io... Non so come aiutarti. Non ne ho proprio idea. Ho paura. No, lui è solo ferito. Ha bisogno di qualcuno che sappia come ripararlo. Forse c'è qualcuno. Non lo so. C'è qualche documentazione su di lui o qualcosa di simile. Sono bambine, Ciccia. Già. Chiedo proprio a loro. Oddio, non sono mai stato così tanto vicino a un Big Daddy. Ok, sembra che qualcuno probabilmente lo abbia attaccato e abbia danneggiato il supporto vitale della sua tuta. Quindi lo dobbiamo riparare per davvero. Ok, diamo un'occhiata in giro, vediamo se troviamo qualche istruzione, qualcosa che ci aiuti a capire come fare. Una nota di Suchong? In codice. Vabbè, sappiamo come risolverlo. Il Daddy non adotta. Se non adotta, cosa serve alla sorellina? Lui non piace a lei. Lei non piace a lui. Situazione di stallo inaccettabile. Pertanto dobbiamo fare in modo che avvenga una sorta di imprinting. E come diavolo possiamo fare? Ok, vediamo se troviamo degli altri appunti. E voilà! Siamo fortunati, un'altra nota di Suchong. Anche questa in codice. Se quel bestione fosse intelligente, capirebbe che ha bisogno della sorellina. Lei secerne l'unico tipo di Adam geneticamente compatibile. Niente sorellina, niente Big Daddy. Ok. Quindi dobbiamo utilizzare l'Adam per curare il Big Daddy e creare una sorta di punto di unione fra due esseri che normalmente non sono compatibili. Paura, oh! Paura, ma hai fatto paura, prendere paura, un colpo, bambina? Devo fare qualcosa. Grande mostro è malato. Grande va mostro bene. È malato. Va bene, per favore, io non so come aiutarlo. Mi serve l'Ada, ma io non ne ho. Il non so proprio che fare. Grande mostro sta per morire. Non possiamo è giusto aiutarlo. Ah! È vero, loro sono piene zeppe di Adam, in effetti. Guarda quanto luccica. Oh mio Dio. Sicure? Signor Big Daddy, non mi uccida. Ok, sta ripartendo, si sta riavviando. Sembra che abbia funzionato. Ce la fa. Ce la fa, si rialza. E le bambine non sono più spaventate, in effetti. Ah, perché le luci sono giuste. Le luci non servono a lui, servono alle bambine per capire lo stato di pericolo o di sicurezza. Ah. Il leone con la spina nella zampa. Ma che cosa dolce. L'abbiamo aiutato. Mi date un po' di Adam cortesemente? Strano, in teoria lui ci dovrebbe temere. No. Va tutto bene. Va tutto bene, volemo se bene. Ok, cerchiamo il laboratorio di Suchong da qualche parte. Spavento, non mi aspettavo che si alzasse la saracinesca all'improvviso. Vediamo un po' cosa abbiamo trovato. È la tua cagnolina? Molto carina. Grazie, papà Suchong. Oh mio Dio! È l'audio di Jack, il protagonista del primo Bioshock, quando lui gli faceva l'imprinting e lo addestrava per rispondere ai suoi comandi. Mandare a Ryan? Aspetta un attimo, Suchong voleva avvertire Ryan stesso? Quindi probabilmente o si era pentito o non voleva più collaborare con Fontaine perché non si fidava. Qui abbiamo un'altra lettera. Suchong, se c'è una cosa che so è questa. Può essere un uomo diverso. Cosa può prenderci, Ryan, che non abbiamo già sacrificato sull'altare della scoperta? Sono bambine, sorelline, e si dimenticheranno. Ma lei e io, il ricordo di quello che abbiamo fatto, svanirà solo quando si spegneranno tutte le luci. Tenenbaum. Oh, quindi forse la Tenenbaum è riuscita a convincere Suchong a, non lo so, sviluppare una sorta di anima, una sorta di cuore? Lo vedo abbastanza difficile, come ho detto, Suchong avrebbe sacrificato qualunque cosa in nome della scienza.
Lotto di plasmidi 255. Ok, sembra che ce l'abbiano fatta. Oh, sono proprio contento. Giornata frustrante. Impossibile far adottare le piccole pesti ai Big Daddy. Il legame di protezione non si crea. Oh mio Dio, è il momento. È il momento in cui Su Chong viene ucciso, quindi vediamo un po'. Vattene. Se modificassi la sequenza genetica per... Zitta! La sequenza per permettere... Vattene, piccola schifosa! E questo è stato il tuo errore, Su Chong. Cosa? Che sta facendo? Indietro! Indietro! Addio, signor Su Chong, è stato un piacere conoscerla. Maronne, brutto modo di andarsene. Oh, buono, io non c'entro niente. Va tutto bene, ok. È tornato verde, per fortuna. Ciccio, ci eri andato quasi vicino, in effetti, eh. Vedi che il legame con le sorelline funziona molto bene. Ecco l'asso. Ok, va tutto bene. Quindi questa è la registrazione che Jack riuscirà a ascoltare quando raggiungerà questa stanza e troverà il cadavere di Su Chong. E questo? Questo è l'asso nella manica. Tanto dolore e tutti quei morti per questo. Sì, è la chiave per uccidere Andrew Ryan, ragazza mia. Solo che tu non puoi saperlo, perché era un piano talmente tanto complesso e convoluto che nessuno ci sarebbe mai arrivato. Ok, la zona la conosciamo in effetti, se vi ricordate. Questi sono i quartieri dei poveri che aveva costruito Atlas stesso. Questa era la clinica gratuita del dottor Su Chong, ma presumo che effettivamente non potremo andare all'esterno. Manca ancora, credo, forse qualche mese o qualche anno prima che arrivi il bambino. O Jack, effettivamente, possiamo già chiamarlo così. Aspetta, non mi ricordavo ci fosse un buco nel muro. Perfetto, possiamo passare da di qua. È pieno zeppo di Gather's Garden. Sì, però sono... tutti inutilizzabili. Oh! Mi stavate aspettando proprio qua neanche a farlo apposta? Signore, spero ne sia valsa la pena sacrificare tutto per cercare di conquistare una città che ormai era già perduta. Sono qui. È finita, vero? Ho davvero un brutto presentimento, maronne. La guerra sta imperversando? Ce l'ho. Allora dammelo. Voglio levarmi dai piedi questa peste. Ho veramente un brutto presentimento. L'asso nella manica, come ho detto, deve essere molto probabilmente la parola chiave che lui avrebbe dovuto utilizzare con il bambino, anzi con Jack in futuro, in modo tale da impartirgli i comandi. Dannazione se non gliel'avessimo data. Sai, Atlas, Andrew Ryan mi ha chiamata bifolca. Ma si sbagliava. La bifolca non sono io. Sei tu. Ora sappiamo entrambi cosa succederà. Avanti, falla finita. Ok, tesoro. Se insisti. No, non con quella chiave inglese! Oh mio Dio! Elizabeth sapeva che sarebbe accaduto? Siamo tornati a bordo dell'aereo? Oh mio Dio. Che sta accadendo? Io stiamo per incontrare Jack. Sì, è l'aereo. Ok. Questo è un evento che non mi sarei mai aspettato di vedere in prima persona. Quindi stiamo per vedere Jack che dirotta l'aereo. Ok, sono curioso di vedere come andrà a finire. Che roba è? Non si capisce niente. Non dirglielo, Elizabeth, non dirglielo. Che cosa c'è scritto qui? Ah, non c'è bisogno di insultare. Ha preso la pistola, eccolo lì. Che cosa c'è scritto? Ha fatto fuori praticamente tutti. C'è scritto. Per cortesia. Perché gliel'hai detto? Abbiamo la frase di attivazione. Ora dobbiamo solo imbarcare quello scherzo della genetica su un aereo e Rapture sarà nostra! No! Quindi Elizabeth è morta per davvero? Siamo stati noi la chiave di tutto questo, effettivamente! Non ci credo! Il cerchio si chiude alla fine! La terra abitata dall'Ippopotamo! È un posto ci andrà con...
la gireremo da cima a fondo! Uno schiavo obbedisce. Mamma mia, i ricordi! Ricordi che salvare una vita è come salvare il mondo intero. Sei tu il loro salvatore. Non vale nulla! Posso vedere tutte le porte e quello che nascondono. E dietro una di esse è incredibile. Lo vedo. Jack? Quindi Jack era la chiave per salvare Sally in futuro? Ah, è vero, perché lui salva tutte le sorelline! Beh, non tutte, quantomeno una considerevole porzione. Ed eccola lì, non ci credo mai nella vita! È Jack che l'ha salvata. Elizabeth probabilmente sapeva che non ce l'avrebbe mai fatta. E quindi ha dovuto fare in modo che Atlas stesso ottenesse la chiave di attivazione per poter utilizzare il bambino. No. Mi dispiace, ma povera Elizabeth. Quindi il suo destino era morire a Rapture. Beh, quantomeno per questa Elizabeth. Che cosa tristissima! Mamma mia! Oh, ragazzi! Cioè, già Infinite era finito in maniera un attimino triste che ti colpisce dritto al cuore. Hanno detto, ma sì, facciamo i DLC, così gli diamo un'altra mazziolata e li facciamo stare ancora peggio, sti poveri videogiocatori. Ma no, ma povera Elizabeth! Signori, che dire, è stata un'avventura veramente incredibile, con dei colpi di scena assurdi, è stato un trippone mentale veramente mastodontico anche questa volta. Oh mio Dio, veramente carino come DLC, anche le due diversi stili di gioco come si sono alternati mi è piaciuto veramente un sacco. È bello anche aver potuto incontrare alcuni dei personaggi più iconici del gioco. Peccato non aver reincontrato anche Ryan, ma lo abbiamo comunque rivisto in maniera indiretta e non di persona. Signori, le nostre avventure a Rapture e a Columbia giungono alla fine. Non penso porterò Bioshock 2, perché anche questa serie è stata un disastro di dimensioni bibliche. Speravo sarebbe andata meglio di Bioshock 1, ma invece no, è stato proprio un disastro totale. Peccato, perché ammetto, questo gioco a mio avviso è un vero capolavoro. Valutiamo casomai per il futuro, casomai, come dicevo, se ritornare magari nelle prossime settimane barra mesi a Rapture, come ho detto, e farci casomai il secondo capitolo della serie. Vedremo, è tutto possibile, no? Quindi per questa serie è tutto, nei commenti fatemi vedere cosa ne pensate, lasciate un bel mi piace se anche voi siete divertiti, e noi ci vedremo in un prossimo video. Ciao ciao!